Ciao amorini, come state? Tutto bene? State bene a casa con la mamma e il papà? Mi mancate tantissimo. Vi mando un bacione grande, un bacione alla mamma, un bacione al papà, un bacione ai fratellini, alle sorelline, agli zii, ai nonni e uno grande, grande, grande per voi. Vi voglio tanto, tanto bene. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao bambini, anche se in questo periodo non ci vediamo, io vi penso sempre, ma ritorneremo a giocare insieme, a correre nel giardino e a fare tante tante bellissime esperienze. Dobbiamo aspettare un pochino. E intanto io vi saluto tanto, vi mando un grosso bacio e vi dono questi fiorellini. Ciao, a presto! Ciao bimbi, come state? Come state trascorrendo questi giorni? Sapete che si possono fare tante cose anche se siamo a casa? Ci si possono far fare le coccole dalla mamma, dal papà, ma soprattutto dai nonni. E poi si possono anche aiutare magari nell'orto. Si possono piantare insieme i fiori, le verdure, annaffiarli e farci fare anche tante foto. Che così quando tornate poi le guardiamo insieme e ci raccontate cosa avete fatto in questi giorni. Un bacione grande, ci mancate tanto. Ciao! Ciao bimbi, io sono qui in mezzo alla natura e mi piacerebbe tanto avere i vostri abbracci. Mi mancate tanto, e vi penso tanto e spero di vedervi presto. Vi mando un bacio grande così. Ciao ciao! Ciao bimbi, volevo dirvi che mi manca tantissimo il vostro sorriso e il vostro affetto. Però non preoccupatevi, tra poco tornerete a giocare tutti insieme e noi maestre vi aspettiamo a braccia aperte. Un bacio grande e un abbraccio grande a voi e alle vostre famiglie, ma soprattutto un bacio grandissimo, un abbraccio grandissimo a Francesca. Ciao a tutti! Ciao bambini, è tanto che non ci vediamo e mi mancate tanto, ho tanta voglia di vedervi, volevo dirvi che vi penso tutti i giorni e ogni tanto guardo le foto che abbiamo fatto insieme, così vedo i vostri occhietti, i vostri sorrisi e spero che riusciamo a vederci presto. Intanto approfittate di questi giorni per fare tanti giochi all'aperto con la mamma, col papà, con i nonni, fate tante coccole e spero che riusciamo a vederci presto e vi mando un abbraccio forte forte, un salutone anche dalla mia bambina che non vedo l'ora di farvi conoscere. Ciao! Ciao bimbi, come state? Tutto bene? Mi mancate tantissimo, non vedo l'ora di rivedervi e di poter cantare insieme a voi le nostre bellissime canzoncine e riprendere le nostre super attività. Nel frattempo vi mando un super bacio e un abbraccio caloroso e spero di rivedervi davvero 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 presto. Ciao, un bacione! Ciao bimbi, io ne ho approfittato di questa bellissima giornata di sole per farmi un giretto fuori all'aperto, sono qui dietro casa mia e anzi vi invito tutti ad uscire nel vostro giardino per osservare questa natura che si sta risvegliando, che sta avvicinando la primavera. Sono venuta qui a trovare i miei vitellini, sono tutti curiosi, vi invito ad uscire con i vostri anche animali, a giocare con la palla. E spero di rivedervi presto per uscire tutti insieme nel nostro giardino e giocare insieme. Un bacione a tutti, a presto, ciao! Ciao bimbi, come state? Volevo dirvi che ci mancate proprio tanto e vi pensiamo ogni giorno con il cuore e non vediamo l'ora di tornare a scuola con voi per fare nuovi giochi divertenti, nuovi lavoretti, nuove canzoncine. Intanto vi mando un abbraccio grande così. Salutate la mamma e papà e mi raccomando, godetevi queste giornate a casa con la vostra famiglia che sono preziose. Divertitevi che quando tornate a scuola ci racconterete tutto. Ciao! Ciao bimbi, che bello oggi rimettersi il grembiule dopo tanto tempo per salutarvi. Sono qui nella mia casina con tutti i giochi, guardate quanti ne ha la maestra Bertina e per dirvi anche che mi mancate tanto perché noi è un bel po' che non ci vediamo. Portate pazienza se in questo periodo siete lontani dalle vostre maestre, dai vostri giochi, dai vostri amici
ma vedrete che presto ritornerete a scuola e sarà bello insieme a loro poter raccontare quello che avete fatto in questi giorni, fare tanti disegni e ritornerete a giocare, a riabbracciarvi come un tempo e sarà tutto più bello. Noi speriamo di vederci presto, vi mando un grande, grande abbraccio, un grande bacio, vi voglio tanto bene. Ciao bimbi! Buongiorno a tutti! Come state? Guardate qua, per non perdere la mano ho deciso di mettermi qua per terra in mezzo a tutti i giochi delle mie bimbe. Tra travestimenti, pupazzi e cagnolini non mancano gli strumenti. Vi dando un grande abbraccio, vi mancate tutti tantissimo. Vi voglio tanto bene. Quando guardate, prendete un bacione mio. Ci vediamo presto, dobbiamo portare ancora un pochino di pazienza. Così, e presto potremo rivederci per giocare insieme e fare tante nuove esperienze. Un bacione grande ancora a tutti e a presto! Ciao bimbi! Sapete, la vita con voi è molto più bella. È così bello la mattina arrivare, spalancare una porta e trovare tanti occhietti luminosi che ti guardano e che hanno tanta voglia di vederti. È bello arrivare la mattina, spalancare una porta e trovare tanti sorrisi veri, sinceri, con tanta voglia di vederti. Ed è così bello arrivare la mattina, spalancare la porta e trovare tante braccia e tante manine che ti avvolgono, pelle contro pelle, cuore contro cuore. Eh sì, la vita è tanto più bella insieme a voi. Ci mancate tanto, tanto, tanto così. Ma presto torneremo a giocare, imparare, crescere assieme. Presto torneremo tutti quanti assieme e avremo vissuto questa esperienza come una cosa che ci ha insegnato. Ci ha insegnato che cosa vuol dire rimanere noi senza di voi per un po' e voi senza di noi per un pochino. Finirà tutto e presto ci abbracceremo. Ci mancate tanto, 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 tanto infinitamente. Vi vogliamo tanto bene, bimbi. Un abbraccio.